Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo vlog. Anche oggi si riprende la mia entusiasmante giornata di oggi. Come vedete, i capelli da ieri sono sempre peggio, però ho deciso di abbracciare questa diversità. Sto sfasata, ve lo dico stamattina, perché adesso vi spiego. Sono le 7:26, anche se io sono sveglia dalle 6:20, quindi un'oretta. Non lo so perché, ma questi giorni mi sveglio sempre presto. Quindi mi sono detta: ottimizzo i tempi, devo recuperare un po' di serie TV che devo guardare. Quindi mi porto giù il PC, anche perché al piano di sopra dormono ancora mia madre, mia sorella, no, mio padre al lavoro. E facciamo la prima colazione di oggi, perché poi dovrò fare sicuro uno spuntino più tardi, fatta colazione così presto. Purtroppo non c'è una banana, io volevo farmi tipo il mezzo porridge. Quindi scriviamo banana da comprare. Se magari scrivo anche la penna. Allora ripiegherò su delle fette biscuitate. La marmellata non è quella che ho comprato ieri, ma devo ancora finire questa qui, di Rigoni d'Asiago, che per me è un pelino troppo dolce, onestamente. Poi mi berrò un po' di succo d'arancia. Sfondi sobri e dove trovarlo, del mio amatissimo MacBook. Andiamo su guardaserie. Comunque la connessione non carica neanche a quest'ora, che non ci sta collegato nessuno a parte me, cioè. Facciamoci due conti, eh. Eccoci qua. C'è ancora il trono di spade come sfondo principale. Io metto a piangere, quindi cambia. Volevo vedermi Flash e recuperare un pochino, perché non la vedo da una vita intera. Vi dico solo che sto ancora alla seconda stagione. Anche perché, cosa curiosa e affascinante, qualche giorno fa mi hanno disattivato la carta che utilizzo sempre per pagare online. Non si sa cosa è successo, non lo sa nessuno, neanche chi ci lavora, pensate. Così, poi me l'hanno bloccata senza dirmi niente. E quindi non posso né pagarmi, ad esempio, cose stupide come l'abbonamento a Netflix, quindi non posso vedere le serie su Netflix, film, o ad esempio Apple Music, cioè tutte le cose che erano collegate alla carta e pagamenti online non me li fa fare. Quindi io online sono bloccata, non posso neanche acquistare cose che mi servono, niente. Quindi ho richiesto la carta di sostituzione, che ci mette 20 giorni ad arrivare. Cioè, io devo capire ancora come funzionano le cose qua in Italia, perché secondo me non ci siamo, cioè, perché io dovrei aspettare 20 giorni per avere una carta di sostituzione per un problema che poi neanche si è capito? Che poi questi 20 giorni si devono aspettare per questo tipo di carta se vuoi mantenere il tuo IBAN, visto che io ricevo pagamenti cose, non sia mai che poi mi cambia l'IBAN ed è un disagio, cioè vado a perdere soldi, cose. Quindi ho detto va bene, facciamo così, altrimenti se non volete mantenere l'IBAN potete benissimo andare in posta e farvela cambiare subito. Cioè, quindi perché questa storia? Che pizza, guardate che pizza. E quindi praticamente se devo comprare qualcosa online chiedo prestiti, altrimenti pago in contrassegno, che mi rosica tantissimo come cosa. Quindi, esempio stupido, io se sto in palestra non posso vedermi le cose su Netflix come facevo sempre. Infatti ieri sono stata un'ora con la musica alle orecchie, stavo diventando pazza. Ho appena ricevuto una super notizia di una cosa bellissima che andrò a fare settimana prossima. Forse vi porterò con me, chi lo sa, quindi ricordatevi questa cosa, così tenetevi a mente. E soprattutto seguitemi su Instagram, ve lo ripeterò all'infinito, perché lì pubblicherò qualcosina. Detto ciò, nel mentre si sono fatte le 9:12, mi sono vista due episodi di The Flash e in realtà non mi ricordavo che mi piacesse così tanto. È molto carino, mi piace un sacco. Appena ho finito, sto per andare a fare la doccetta. Devasto anche oggi, era un caldo, però mi sono messa in saletta a fare gli esercizi, quindi diciamo che il tempo mi è passato più veloce. Eccoci qua, docciati, ma sto già sudando. Io odio l'estate. L'unica cosa per cui apprezzo l'estate sono le scarpe aperte, che tra l'altro oggi neanche ho. Solita ripresa mentre entro in macchina. Adesso, come vi ho promesso ieri, visto che comunque è l'ora di pranzo, che sono le 12:45, vado al McDonald's per provare i due nuovi panini in collaborazione con Giallo Zafferano. Ho circa
un'oretta buona prima di andare a truccare la ragazza, appunto, che vi dicevo ieri. Non vi ho fatto vedere la borsa perché ve la faccio vedere dopo quando torno, quindi i miei must have che mi porto al lavoro. E adesso andiamo al McDrive più vicino. Ragazzi, ci siamo, stiamo procedendo al McDrive. Mi ho messo in questa postazione che in realtà di solito ci metto il telefono col navigatore, quindi non mi sto vedendo, probabilmente vedete la pappagoggia, quindi perdono per questo. Ho anche incontrato una mia amichetta. Così, ragazzi, così. Se adesso continuo a parlare da sola qua mi guardano male. Comunque prenderò solo i due panini, perché per me è già tanto. Magari una Coca-Cola per digerirli. Buongiorno, volevo un delicato e un saporito, solo panino. Perfetto, davvero una Coca-Cola? Una Coca-Cola piccola, se c'è quella zero. Va benissimo, se è tutto ti ringrazio. Sì, basta, grazie. Ciao, grazie. Non sono pratica comunque di fare queste cose, eh? Cioè è sempre un po' imbarazzante. Domani devo registrare invece un altro video, un po' simile a questo, però più intenso. Però domani non sarò sola, comunque intanto mi prendo il portafoglio. C'è una macchina davanti a me che c'ha uno spurgo. Puh, non ve dico, non ve dico. Ciao, un grazie. Allora, ho pagato, dopo ve lo faccio vedere bene, 11 euro e qualcosa. Sono iper emozionata, ragazzi. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Adesso devo trovare un posto, possibilmente all'ombra. Vedo che non ci sono posti. Ottimo. Praticamente ho beccato l'unico McDonald's che non ha parcheggio. Vabbè, siamo tutti là. Quindi adesso, visto che sto più o meno vicino a casa di una mia amica, lei lavora in realtà, quindi non è che vado a pranzo da lei, però con la zona più o meno me la intendo, mi andrò a posteggiare da qualche parte dove c'è l'ombra. Eccoci al momento assaggio. Anche se la mia macchina non è proprio progettata per questo tipo di cose, ma dettagli. Qui abbiamo il nostro sacchettino. L'unica cosa fredda che sento è la Coca-Cola. E poi abbiamo appunto i nostri due panini. Quindi questo è il saporito, che all'interno dovrebbe avere, allora non mi ricordo bene, formaggio, pomodoro, questa dovrebbe essere una crema tipo al, come si chiama quella salsa, la senape, con i granuletti di senape che io adoro. Poi appunto c'è il polletto e il bacon croccante. Vi dico anche quanto viene, 4,80, come anche l'altro, che invece è il delicato. Io devo dire che mi piace al Mac sia la cotoletta sia la carne, però insomma queste nuove varianti mi stuzzicavano. Questa dovrebbe avere una salsa, i pomodori secchi, zucchine grigliate, sempre il formaggino e appunto la cotolettina. Yes, non ho mai fatto un McBang in macchina. Comunque partirò da quello più delicato, perché ho paura che se inizio col saporito poi quello che mangio dopo non sento più niente. Ve lo faccio rivedere, proprio food porn puro. Alziamo anche la salsetta. Spero di non sporcare, ma tanto la mia macchina è già sporca. Per fortuna mi ha messo i fazzolettini. Andiamo, prendiamo un po' di tutto. Allora, mi aspettavo di meglio. Cioè, ok che è delicato, ma non si sente niente, a parte la cotoletta e anche un po' il formaggino. Mi aspettavo che si sentissero di più le zucchine. La salsetta, aspettate che la mangio da sola, è un po' insipida. Non mi ha proprio solleticata, potrebbe essere qualsiasi altra cosa. E adesso proviamo quest'altro. Allora, dovete sapere che a me non piace il bacon, però lo faccio, logicamente lo faccio. Allora, questo si vede proprio che è porco, raga. Guardate qua. Yeah. Ci hanno anche dato mozzicarlo per prendere bacon pomodoro. Questo è un signor panino. Se vi piace la senape, adoro. Questo è bello strong, corposo. Avrei preferito forse qualcosa di più croccante del bacon, tipo un po' di cipollina. Poi adoro i cetriolini e non c'è né in questo né nell'altro. Comunque, in ogni caso, chi vince dei due è sicuramente il saporito. Allora, mia si era surriscaldata la macchinetta, strano ma vero, si vede stando al sole qua. Quindi nel mentre ho dato un altro morsichetto al saporito. Poi voglio sapere qua sotto se li provate e qual è il vostro preferito. Logicamente magari questo video fosse sponsorizzato da McDonald's, però lo lascio così. Anche l'altro sta più o meno stessa situazione, se non ce n'è ancora di più. E adesso mi è arrivato un messaggio della DHL che non mi ha trovato a casa. Cosa strana perché c'è mia sorella, ma
vabbè, sorvolerò perché la DHL sono sempre bravi, non si sa oggi che è successo, sarà cambiata persona. E quindi mi hanno lasciato il pacchetto, che tra l'altro è una cosa importante di lavoro che vi devo far vedere a breve, in un DHL point, non so come mi ha spiegato, quindi adesso andiamo a prenderlo. Ho portato la macchina a lavare. Tornata a casa ed ho scoperto che si è incollato qualcosa sulla macchinetta che sto utilizzando, proprio sull'obiettivo qua intorno e qui sulla lente, sui cosetti che coprono la lente, no? Che poi si aprono automaticamente. Quindi io quando accendo la macchinetta mi rimangono semi aperti, col dito li devo spostare ed è tutto incollato come se si fosse sciolta tipo della resina. Non lo so, sto impazzendo, adesso mi metto piano piano e cerco di sistemare la situazione. Intanto ho acceso il salvatore e il deumificatore almeno. Poi mi sono arrivati dei pacchi giganteschi, due da Cosmify. Qui dentro ci sono tutti i campioni prova, delle nuove cose, nuove uscite, generali insomma, novità super, e in più dei campioni tipo ombretti terre che mi fanno capire cosa intendono per shimmer, per opaco, per cremoso. Quindi quando io dovrò e mi verrà in mente un prodotto saprò cosa dovrò dirgli in pratica. Questo invece è un nuovo prodotto Hello Body che vi farò vedere in settimana e non vedo l'ora perché impazzirete secondo me come sono impazzita io. E questi sono dei campioni, vedete c'è scritto ILA, di una delle mie nuove uscite di Cosmify. Più che nuova direi prossima uscita Cosmify, anche se ancora non ce n'è neanche una, ma vi ho già detto che arriverà presto. Quindi mi è arrivato l'ultimo campione, l'ultimo colore della linea che uscirà appunto a brevissimo, ma proprio a brevissimo, e in più altri nuovi prodotti che stiamo cercando di sviluppare. Vorrei riuscirne a far uscire almeno 3-4 quest'anno, so che è ambizioso e nel caso insomma non ci dovessi riuscire se ne parlerà l'anno prossimo, però almeno 2-3 cose sicuro usciranno. Qui c'è un cagnolino selvatico che si gratta l'orecchio, quanto mi piace farli così, gli blocco il piedino, lei continua a grattare. No, lei rimane immobile, no, mamma è dispettosa, ti blocca il piedino così non ti gratti. Oh, eccolo. Bacino? Uno solo. Mamma mia, quanto sei buono. Comunque penso che stasera io mi faccio un'altra doccia, raga, perché non si può vivere così, cioè ve lo dico. Mentre mi lavavano la macchina ero al sole cuocente. Bravo Wendy, vattene, dacci il culetto, grazie. Stavo morendo, devastata. Stavo vedendo un po' di vestitini neri, cioè guardate la descrizione, abito nero, per quest'estate, perché... Adesso vi dico dove vado in vacanza e con chi. Io, Giulia, il fidanzato Maurizio, che avete visto tra l'altro in uno dei vlog scorsi, la sorella di Giulia, il compagno, la figlia, quindi sì, l'unica festa sono io sostanzialmente. Andiamo una settimana in Puglia, in particolar modo a Gallipoli, quindi se siete di là magari poi ci beccheremo. Non mi ricordo il periodo, quella è l'unica cosa. Ogni volta me lo dice segnatelo e io mi scordo, però credo intorno a metà luglio. E in realtà a me non piace il mare, se mi conoscete lo sapete, ve lo dico sempre, io faccio una capatanta. Però con i miei ancora non abbiamo organizzato nulla. Cioè, proprio sapete lo 00. Quindi ho detto, vabbè, vado con loro intanto, insomma, male che va. Anche se non vado al mare, comunque respiro aria di mare, fa sempre bene. Io sono la classica che va al mare, rimane tipo vestita oppure con i pantaloncini, qualcosa sotto, si legge il suo libro e basta, that's it. Quindi anche se fosse, insomma, non do fastidio a nessuno. E poi comunque ci sono con i miei amichetti del cuore e quindi divertimento assicurato. L'unica pizza sarà farsi 6-7 ore di macchina con Giulia e Maurizio. Cioè, io ho già un esaurimento nervoso... messaggio, solo per questo. Momento merendina. Allora, se trovo il cocomero, eccolo. In più dopo devo fare il semipermanente ai piedi a mia madre. Questo è il lato negativo di essere una mezza estetista. Poi devo riandare su, finire di fare alcuni lavori, registrare delle clip per Hello Body che devo caricare domani, sempre per lavoro, perché poi domani non sarò a casa. Montare anche questo vlog, insomma. C'è un sacco di cose da fare. Ah, devo aiutare mia sorella a fare un test d'inglese perché quest'estate va a Los Angeles. Anguriozzola, succo d'arancia. In più, se sentite casino, è arrivata mia nonna. Okay, eccole qua. Mia madre parla a voce alta, ma con mia nonna, raga, non si regolano. Perché una parla a voce alta e l'altra parla a voce alta. Poi mi dicono perché io parlo a voce bassa.
Beh, una domandina ce la facciamo. È in corso una cosa. Qui c'è tutto il mio armamentario, vedete. E Alexa con Beyoncé. Oh no, ho detto Alexa. Vuoi ascoltare musica di Beyoncé? Niente. Ho appena finito di fare quella cosa di inglese che appunto dovevo fare con mia sorella. Ho risposto un po' di direct, un po' di WhatsApp, perché io dovete sapere, sono una di quelle persone che magari vede il messaggio, lo legge, lo processa e poi risponde tipo 8 ore dopo. Infatti si lamentano sempre tutti con me. Non sono molto social su questo punto di vista. Comunque appunto sono le 8:24. Ho fatto le stories per Hello Body, devo soltanto preparare le cose da portare domani a casa di Julie per fare i nostri contenuti video, audio, eccetera eccetera. Volevo farvi vedere, come vi ho promesso stamattina, poi tra le mille cose mi sono scordata, cosa mi porto nella mia borsa make up da make up artist. A parte il cagnolino sul fondo e queste cose da mettere a posto, il borsone, che in realtà sarebbe una borsa da ritocco make up da set proprio tipo cinematografico, anzi questo è enorme, è di Nanshi, lo potete trovare appunto sul loro sito. Sono stati gentilissimi che me l'hanno inviato ed è stupendo, lo porto praticamente ovunque, quando logicamente faccio una persona singola, perché questo è per una persona singola. Poi io sono sempre iper previdente, vi ripeto, e quindi mi porto sempre più che il necessario. Tanto c'è Gwenda che mi lancia i bacini. Quindi, allora, vi faccio vedere le due sacchettine laterali, che poi questa sarebbe proprio per i Kleenex, perché vedete che qua ha la zip, però non ho ancora trovato uno che entri bene qua dentro, quindi mi porto appunto delle salviettine. Questa qui è una palettina di Urban, che è appunto la Vice, che all'interno ha tutti dei rossettini in cialda, così. È ancora nuova perché l'ho aperta da poco. Da quest'altra parte ho le salviettine umidificate, quelle per il culetto dei bambini, quindi tutte cose pratiche. Poi vi faccio vedere questa parte qua. Qui ho le mollettine, quelle che aveva fatto vedere anche Mr. Daniel, che vedete hanno la parte in silicone, così non disturba poi la piega. Queste qui le ho prese su Amazon America. Qui dentro invece ho questa mia palettina, che ho preso appunto dove ho fatto l'Accademia, Studio 13, che sono delle creme in realtà multiuso, potete sia mixarle, far dei rossetti, oppure fare qualcosa di un pochino più scenico, scenografico, oppure utilizzarle come base ombretto, magari mixare il marroncino, il nero, insomma. Cioè, questa è davvero una delle cose più utili che io abbia mai comprato, anche se costa una fracchia, perché costa 40 bombozzi ed è piccola. Poi invece qui altre cose utili: c'è una sacchettina con cotton fioc più piccolo. Questi sono i cuolini monouso per i mascara, mollettine, elastici. Da quest'altro lato, a parte la polvere, che poi in realtà sono ombretti, ho una spugnetta extra, questa qui è di Mulac, un disinfettante mani e questo prodotto qui che è super carino, è una sponge dove tu la passi, vedete, vi toglie l'ombretto in eccesso se magari volete riutilizzare il pennello. Qui invece ho questo prodotto qui, l'Homeoplasmin, che è ottimo per chi ha le labbra super secche. Infatti io lo metto inizio make up, proprio insieme al primer, lo lascio lì e quando arrivo allo step labbra sono super rimpolpate, idratate ed è una figata. Questo è il super trucchetto delle make up artist. Poi qui ci sono un po' di pottini sopracciglia. Vabbè, oggi devo truccare una ragazza con i capelli scuri, quindi sono tutti scuri. Poi vi faccio vedere invece nella parte principale, anche se ripeto, varia sempre di volta in volta, Di base c'è sempre il portapennelli, che tra l'altro è sempre di Nanshi, infatti ne ho anche un altro che è là dietro, vedete quella cosa nera. Poi un setting spray, in questo caso il Fix Plus di MAC, questo che ragazzi è la cosa più comoda del mondo, soprattutto se siete in posti dove non avete magari un appoggio. E questo qui invece è di Proma Kit, aspettate vi faccio leggere l'etichetta così lo ritrovate anche su Instagram, e appunto me l'hanno omaggiato loro ed è fighissimo, infatti non voglio prendere un altro. Vedete, ha la zippina laterale, questo qui si aggancia dietro con i bottoncini e voi avete questo porta tutto. Io vabbè, adesso ci ho messo qui dischetti, una spugnetta, struccante, mascara, cos'è questo, un correttore, matite, sopracciglia, insomma c'è di
tutto. Questo è il mio, diciamo, kit base. Poi vabbè, qui abbiamo le palettine che avevo scelto di portare oggi. E in queste sacchettine, vabbè, ci sono altri make up, insomma. E poi una cosa utilissima che consiglio a tutte è, vabbè, la tovaglietta questa qui è di Ikea, del reparto cibo, che ogni volta me lo chiedono tutti e io faccio così. Poi mi porto sempre questa sacchettina, molto easy, mi pare fosse tipo di un paio di occhiali, non mi ricordo, dove all'interno ci metto i pennelli sporchi da lavare, così non li confondo con quelli ancora puliti. Io mi trovo bene con questo metodo qui. E poi ultima cosa, la mia palettina camouflage di Kryolan. Questi qui sono appunti Dermacolor, colorazioni base, in realtà ho anche quella più grande e la porto per qualsiasi evenienza, se magari mi scordo qualche prodotto, può essere fondotinta, correttore, base, contouring, ci potete fare tutto con queste. Ta-ta-ta-tan! Ecco tutta la mia borsetta. In più sto guardando su Real Time Famiglie Ritrovate, raga, i pianti, sono troppo sensibile, piango per qualsiasi cosa, sono quelli che cercano la madre adottiva e cose così, no? Io adesso vi saluto, così chiudo anche questo vlog e domani appena torno lo edito, perché avremo una giornata molto piena e dovrò fare poi un altro video che vedrete presto, sono stracuriosa di fare. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me oggi, vi mando un grosso bacione e ci vediamo presto.